Il corpo di una donna di 92 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione di Arezzo, in via Montanara. Gli investigatori ritengono che il decesso risalga circa un mese fa. Nel frattempo, la figlia 60enne della donna che viveva con lei risulta irreperibile. Il suo telefono è spento. La polizia sta cercando di comprendere se la scomparsa della figlia possa essere collegata alla morte dell'anziana. Dopo il ritrovamento avvenuto sabato 31 agosto è stata emessa una nota di ricerca a livello nazionale, anche se la figlia non è al momento indagata. Il corpo della donna è stato trovato nel letto, coperto dalle coperte, con in mano il telecomando della TV. Accanto a lei c'era il cadavere del suo gatto, morto di fame. Sono stati i proprietari dell'immobile a dare l'allarme, non ricevendo più l'affitto da luglio e avvertendo un odore sgradevole provenire dall'appartamento. Le cause del decesso saranno chiarite dall'autopsia già disposta dal pubblico ministero Giulia Maggiore. Dai primi esami non sono emerse evidenti tracce di violenza e l'appartamento è stato trovato in ordine. Tuttavia la vicenda rimane avvolta nel mistero. Le indagini hanno rivelato che la figlia della 92enne non aveva né un lavoro né un'auto propria. Secondo alcune segnalazioni, la 66enne sarebbe stata vista a luglio alla stazione di Perugia e alcune settimane fa a Rimini.